ci fate il pullman? Devo andare a fare un lavoretto. Un extra. Lo schirone. Lo schirone, la prossima schirona. Giri con la schirona. Se la balliamo. Vabbè. Cosa devi portare? Ho portato un piatto del giorno. Fai vedere. Eccolo qua, vuoi vedere? Fammelo vedere. Non sei curioso? Curio. Burrita. La famosa burrita cagliaritana. Proprio burrita. Buona odore. Guarda. Senti, gattuccio di mare. Gattuccio di mare. Certo. È complicato da fare? È un po' complicato, però se si fa la vecchia ricetta di Aldo Buonanima, il cuoco di Lillicu. E come si faceva la ricetta? Allora basta scrollare. Prendi un gattuccio. No. Non è gattuccio. Prendi un gattuccio. Non è che devi gattuccio. Ecco qua. Eccolo là. Com'è, maestro? Venga. Buona? Buono? Si sente? La spina devi sfruttarla. La spina devi sfruttarla. Le noci le puoi mangiare. No, non metterla qui. Ti prendi un gattuccio. Senza zampe. Si scuoia. Chi? Si toglie la pelle del gattuccio. Di mare. Si fa a tocchetti. A tocchetti. Si sviscera la parte che non serve. Si mette il fegatino da un'altra parte. Si dà una sbollentata. Ecco. Dopo che lo sbollenti, lo scoli, lo frusti bene, metti già una bottiglia di aceto. Una bottiglia di aceto. Non è troppo. Beh, se devi fare 2 kg di burrito, va bene. Immagina la quantità, io mi sono messo su 2 kg. Dopodiché fai a piccoli tocchetti il gattuccio. Il gattuccio. Lo metti a lessare. Come lo senti un po' morbidino, lo togli fuori, lo scoli. Nel mentre ti prepari un bel soffritto di abbondante aglio. Cinghietto di sandwich di tritara. Da vasi d'osolai. Ci do rosa gattai, il fegatino con l'aceto che precedentemente avevi preparato. Quando è tutto bello raffinato e denso, lo riversi sopra il gattuccio. E ti do pappasa? No, ti do pappasa dopo 2 mesi. Ah, dopo 2 giorni? Deve rimanere Mi è già passato l'appetito dopo 2 giorni. Lo so, ma è la burrita più invecchia e più è buona. Ecco, va bene? Grazie, io la ringrazio. Io vi aspetto ogni domenica in cucina con Cozzina. Ecco, e noi ti aspettiamo qui. Quando scappiti nel bus, vieni a trovarci. Ricordatevi. Avanti c'è posto. Grazie, arrivederci. Ciao. Salutatemi, fai ciao. Ciao. Oh, Raikkonen! Mi dà a chiamare a dare a Monza, ero ti scurfata, mi sei sbocciando, là che mi sei sfandi che c'è sta burrita che non ha ancora pappa, oh! Ma tu ci fatti lui, mica te lo caccio il pullman, no! Ma sei quello Cozzina... quello! Cozzina! Ascolta un attimino, ma butta non da capo se arriva a pappare tu questa cosa che cioè, ti sta ingrassando. Ma non è vero. Ma si dica ma chi sta guidando? Un maiale sta guidando. Sta guidando Francesco. Mamma mia, siamo in rettilineo, pare senza campo uomo, pare. Non ho capito. Oh, ma sì. E allora? Ma non sei la figuraccia che mi è capitata prima. Cosa ti è successo? Niente, ero tranquillo in Piazza Matteotta, Chiascia stiamo viaggiando. Quando all'improvviso passa questa tipa correndo e gridando Pippo! Mi sono azzicchiato, mamma mia! Mi sono riaccasciato. Dopo 5 minuti ripassa Pippo! Mamma mia, non ci ho visto più, mi sono alzato e ho detto oh signorina, guardi che Pippo anche io, ma mica avevo un cazzerriello, l'ho fatto sapere a tutti gli altri. Non ha proprio un piede. Ma cosa c'è? Questa qui si avvicina e mi dice guarda che Pippo è il mio cane, stava cercando il cane. No, ma si spostò bene, vedi che sta figura. Cioè è come se io quando mi voglio gremare un porro ti chiamo, ti dico dai che ci facciamo un rintinti. Aio, è la stessa cosa. Cosa riendi? Cosa è il rintinti? Aprimi la portina che devo scendere. Mola mi. Ciao Aspi, ciao. Mi fa troppo ridere. Chi? Aspiro. Ti fa ridere? Troppo. Aspetta che dal monitor ci stanno chiamando, ci deve essere che qualcuno... Adesso un collegamento con gli Stati Uniti d'America. Presidente Trump, buonasera Presidente, ci sente? Non esiste. Ma cosa sta facendo? Esiste, neanche 5 dollari. Cosa stai facendo? Gratta e vinci, no, una sfiga, non ho vinto una volta. Ma come può il Presidente degli Stati Uniti d'America grattare gratta e vinci? Perché ci sono problemi, dai. Ah beh, se non esagerare, problemi con grossi problemi, Max Made. Ma con la Corea del Nord? Ma che... La Russia? Ma che Russia, con mia moglie. Con sua moglie lei ha problemi? Sì, grossi problemi, le cose non vanno per niente bene. Ma perché cosa è successo? Dai, non ci lasci così sulle spine. Cosa è successo? Niente, non andiamo bene, no. Ma dov'è adesso? Per esempio adesso doveva rientrare 2 ore fa e non si vede, non è ancora rientrata. Fa quello che... Ah, questa è la moglie, buonasera Melania. Buonasera Massimiliano. Dov'eri? Era a fare shopping. A fare shopping, dai, cinesi. E beh, allora non
avevo più niente da mettermi, quindi mi sono comprata 27 paia di scarpe, 30 borse, 18 capotini e adesso vado a cambiarmi. Due cose. Allora, ho capito perché l'ho finita con i Gratta e Vinci? Perché la settimana scorsa si è comprata metà città mercato, mi hanno bloccato la carta in banca. Vabbè, ma è la First Lady, anche lei, per esempio, presidente, è sempre elegante, la sua porca figura la fa. Ma lasci perdere, che sono sempre vestito allo stesso modo. Questo è un abito che ho dal matrimonio, no? Sono ingrassato, non mi chiudono i bottoni. L'avevo preso già a Saldi, a Lupin. Vabbè, ma le mogli sono così, presidente, le si fanno carine per il proprio marito. Sua moglie sarà sempre elegantissima con lei. Ma lasci... Allora, cosa vuoi per cena? Ma come ti sei vestita? Cosa? Un panda? Ma scusa, come ti sei vestita? Ma è una giraffa, signor Medda! Perché che cosa c'ho che non va? Siamo in diretta via satellite, che cosa ti vede? Tutto il mondo ti vede bestia... Ma vabbè, comunque è comoda, però è sempre bella. Che giraffa è? Faccio vedere il collo. Faccio vedere? Che guarda che bellino, bello. Ma non capisci niente. Ma per cortesia, magari bella, sembra la moglie del Gabibbo, sembra. Comunque, cosa vuoi per cena? Non lo so, che cosa devi fare? Io sono stanca, prendi le pizze. Pizze anche oggi, siamo una settimana che mangiamo pizze, non ne voglio pizze. E allora ti faccio il latte. Latte? No, lo sai che non... Io ho la colite, mi si gonfia lo stomaco. È già gonfio, signora, non vuole più gonfio. Scusi. Poi devo fare aria. Ma scusa un attimino, ma voi siete presidente d'America, dovete avere almeno sei... Dovreste avere 10 cuochi. Magari 10 cuochi, 10 cuochi. Se non fa qualcosa a lei, non papa, sono Max Mayer. Però non bisticciate, è brutto per l'immagine del mondo. Datevi la mano, datevi la mano. Datevi la mano. Tocca Stesia, ma lontano. Datevi un vaccino. Non penso proprio, guardi, signor Medda. E stanotte vai a dormire anche nell'altra stanza e non cercarmi per murigare. Ma non dica queste cose, signore. Io non pago, ma lo sa che mi cerca solo per quello, signor Medda. Ma davvero? Ma sì. Ma stai zitto, ma gentile, va, va, va andando, va. Va bene, presidente, noi la salutiamo, un'immagine triste per il mondo. Ciao! Meglio... Chiudiamo. Ciao, Melania! Ciao, Massimiliano! Quando vieni a Cagliari? Quando vuoi! Ma te ne vai in casa! Ho smesso di zeraccare! Ciao, Melania! Ciao, ma... Dai, chiuda, chiuda, ma chiuda che mette. Signor autista, clicca sul bottone. Un attimino, un Forzan. Io sto pagando il biglietto, non sono manco di gusto che venti a scrocca in corriere. Ma pica di un brodo, tu e chi ne date assunto, Nino? Oh, sindaco! Buonasera. Come sta? Tutto si bene? Accomodi. Ma è occupato questo? Certo, venga. Qua, buonasera. Tutta la popolazione. Come è diventato anche popolare. Hai visto? Tanti scherzavo. Va bene, sindaco. Tutto bene. Mi fa piacere che lei dà l'esempio a pagare il biglietto di tasca sua. No. Questo, quando scendo a Cagliari e faccio fare una colletta con questa spiorista de Gresia, capito? Per pagarmi il biglietto della CTM. Gli pagano il biglietto del CTM. È per cosa istituzionale, quindi lei è venuto per roba istituzionale. Sì, si deve comprare Salissa a San Benedetto con un testa che deve fare cena. Va bene. A spese dei contribuenti. Salissa da comprodeo, ho capito. Ceniamo a casa. Ascolta un attimino, ma come mai è venuto a fare anche altre commissioni? Sì, no, vabbè, a parte che sono venuto a vedere questa scorrita. Bus, si chiamano bus. Sì. Tipo bus. No, sono venuto a controllarli perché dobbiamo praticamente sul progetto dobbiamo mettere 10 di questo bus. A scraffingio. Ah, 10 bus. 10 corriere. E ne sono troppe come. Vabbè, che dobbiamo. Quanti abitanti fate? Allora, l'ultimo censimento eravamo 130, 35, 40 brevesi. E vabbè, quindi siete 100 persone. 100 persone. E mette 10 bus per 100 persone. 10 bus per... 10 bus. Ma il territorio è grande, quanti chilometri sono di... No, abbiamo praticamente 2 chilometri di territorio noi. 10 bus bus comunque è una dietro l'altra, così c'è continuità nel servizio. Vabbè, capito. Vabbè, date i posti di lavoro. I posti di lavoro ne vediamo... Allora, praticamente lavorano... Allora, 40 autisti dobbiamo prendere e 40 agenti che tra balla certo. Nell'indotto praticamente l'80% della popolazione è impiegata. Quindi i bus verranno usati da 20 persone? Da 20 persone. È uno spreco. Ma i soldi che vengono dalla comunità europea? No, grazie. Praticamente abbiamo speso 4 milioni di euro dalle rapine. Come dalle rapine? Rapine blindate. Ma sta scherzando? No, ci mancherebbe altro. Ce le hanno detto se potevamo riciclare. Ma ce l'ha mancagliata, adesso usciamo. Ma si può fare, scusi, è legale. No, l'abbiamo già fatto, non è che si può fare. Abbiamo fatto una delibera, tra l'altro abbiamo messo anche, per correttezza, dai furgoni dove sono successe le rapine nella delibera. Abbiamo messo rapina numero 1.
2 milioni di euro. Siete tutelati. Tutelati, nel senso, tutto trasparente. Tutto trasparente, nel senso che c'è un controllo, scinti di sguardo di su di là. Però abbiamo assunto i figli del rapinatore. Ah, beh, 5 autisti. Cioè, date l'esempio. Diamo l'esempio. Comunque, complimenti. No, complimenti, no, grazie, grazie, grazie veramente. Siamo indecisi adesso. Chi pica gusto a Corriera. E questa Corriera elettrico o beh, è meglio prendere elettrico, se no cosa volevate usare? Che no, nafta agricola. Ma è inquina. Inquina, però la comunità europea ci rimborsa i fondi per la nafta agricola e risparmia su non ci fichi in sabbia. Ma inquina l'ambiente. Inquina l'ambiente dentro il pullman. No, fuori. E ci fichi in sabbia. E per fuori. Allora, quindi invitiamo tutti. Invitiamo tutta la popolazione della Sardegna e domenica prossima noi inauguriamo. Ah, già domenica prossima? Sono già comprato dopo. Ah, rapina su Zantivata in ferro, adesso. A maggio abbiamo già investito tutto, quindi invitiamo tutta la popolazione, venite e arrivederci, signor Mello, arrivederci. Io ci protendo, vado per rimbascio. Grazie, grazie, grazie a voi. Arrivederci.